Complimenti, siete contenti di stare qua? Direte delle belle cose, se avete la pazienza, con noi adulti di avere tanta pazienza, già il fatto che vi abbiamo fatto aspettare, ci scusate, ci perdonate, è Natale, quindi cercate di essere buoni con noi, mi raccomando. No, io cercavo pure di essere puntuale, però per arrivare qua ci voleva una cioè nel senso che la strada ufficiale sarebbe stata normale, purtroppo stavo facendo dei lavori, ci hanno fatto passare per dei posti dove pensavo di trovare dei coccodrilli, non lo so, cioè... Però era lo zoo! Era, sì, cioè, era una cosa di particolare. Tipo di porca. Comunque una volta dovevo andare a vederlo, perché era anche affascinante, cioè era tipo dei laghi. Però meno male perché mi ha portato in un posto così bello con dei bambini, con dei ragazzi così fantastici, insomma, molto artistici. Esatto, ma queste sono un po' le qualità della scuola locale. Allora, cerco di dare un po' di spiegazioni e un po' di organizzazione alla nostra serata. Allora, è una bella serata, prima perché siete voi i protagonisti, poi perché presentiamo un bel libro, non ve lo posso ancora mostrare perché sta arrivando anche il libro attraverso la savana. Sì, dei coccodrilli, come diceva Giovanni, hanno assaltato. Sì, qua c'è la copertina, però tra poco vedrete quanto è bello il libro. E che cos'è questo libro? Si chiama Il ritorno all'opera. È un'opera, perché ogni cosa bella, organizzata, anche complicata da farsi, è un'opera. Poi diremo, quindi, la famosa opera lirica. Allora, questo libro l'ha scritto Giovanni Chiavelli, che è un giornalista bravissimo, ha scritto con giornali importantissimi. Uno dei primi giornali italiani è Repubblica, lui ha collaborato fino a qualche anno fa con Repubblica, penso. Poi mi hanno cacciato. Poi ho fatto il cattivo, no, non è vero. Poi ha scritto con un altro giornale pure importantissimo che è L'Espresso. Oggi scrive con il più grande quotidiano delle nostre parti del Sud Italia, del Mezzogiorno, che è Il Mattino. Conoscete Il Mattino, no? Veramente lo conoscete? No. 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 Però cioè, mica lo leggete pure. No, no, fate bene. Ma nel caso. Ma quale che non dovremmo sapere? Ma no, cioè nel senso che scrivendoci io, scherzo, dovete leggere, bisogna leggere il giornale, questo è un giornale importante. Lo sapete che ho 130 anni di vita quest'anno. Che poi anche il video scrive per lo stesso. Del mattino, verrà presto il direttore del mattino. Spero stasera no, perché farà insomma una scherzo. E da presto il direttore del mattino si chiama Francesco De Core, è un bravissimo giornalista delle nostre parti, no? In Casertano, insomma, ha condiretto qualche tempo fa il Corriere dello Sport, no? Dello sport vi occupate, ieri avete visto la finale dei mondiali di calcio. Chi ha vinto? E noi ti favamo tutti un po' per l'Argentina. Esatto. Beh, lui però no, ha detto no. No, io sono argentino. Ah, bravo. No, dico... Tu arrivi dalla Francia? Sì, anch'io. Io arrivo la Francia. Ma c'è anche l'Italia. Vedi il tifo di video? Francia. Bravo, lui è italiano. Lasciamo un attimo la squadra, l'Argentina. Aspettiamo il 4 gennaio che riprende il campionato, il Napoli. Quindi, ora, per un attimo, mettiamo da parte questa cosa. Allora, dicevo, Giovanni ha scritto questo libro insieme ad un'altra persona che è un cantante, lirico, un attore, che sta per arrivare, si chiama Luca De Lorenzo. Allora, e poi c'è una terza persona invece che ha fatto dei fumetti bellissimi, già dalla copertina si vedono questi fumetti, queste illustrazioni, tra l'altro è Casertana, di un paese che si chiama, come si chiama? Capua. È di Capo, è nata a Capo, si chiama Michela, ne da pochi anni più di voi. Voi quanti anni avete? 8. Io secondo voi quanti anni ho? 36. Allora, 36, se manca per passare secondo voi. 42. Ma che te ne sai? Come si chiama questo giovane? Michele. Magico. Perché come hai fatto? Ti giuro. Ho bisogno di faccio vedere la carta d'identità. No, grazie.
la polizia. Comunque, allora, quindi vi dicevo, questo libro bellissimo, tra poco arriverà, vedete, ci arriverà. E questo libro che cosa cerca di, tra le tante bellezze di questo libro, cerca di trasferire a voi, ai ragazzi, soprattutto dagli 8 anni a salire, la bellezza dell'opera lirica, della grande opera musicale. Non so se voi avete una fortuna, Giovanni, loro hanno una fortuna e saluto intanto, salutiamo le docenti, la docente Murphy e la professoressa Lavitola, perché le saluto con particolare gioia, perché loro da alcuni anni stanno facendo un bel percorso, prima insegnando a scuola, trasferendo delle nozioni in base ai bambini e ai ragazzi, e due fanno delle esperienze a San Carlo, delle esperienze di formazione. Io l'ho vissuto in prima persona con mia figlia, che lì in sala ho avuto la fortuna di vedere mia figlia esibirsi grazie a questa scuola, grazie a queste straordinarie docenti, esibirsi sul palcoscenico del teatro San Carlo, insomma, di un'esperienza, e questo avviene grazie al lavoro straordinario. Non a caso stasera la presentazione di questo libro, come dicevo, che cerca, quindi parleremo come un'opera. Noi abbiamo diviso la serata in due atti. C'è un primo atto dove rifletteremo, loro ci diranno come è nato questo libro, che cosa precisamente racconta questo libro, le esperienze di Ivan e Luca e Tancredi, che sono i tre protagonisti di questo volume. È arrivato anche il regista Francesco Iglesi, che è il regista anche di questo nostro incontro. È un amico straordinario, dopo diremo il nome di Francesco. E allora dicevo, quindi nella prima parte parleremo con gli autori per farci capire come nasce questo libro. Nella seconda parte invece si passerà alla vostro canto, che interpretate stasera il flauto magico. Dico bene, professoressa? Il flauto magico, che peraltro... Incredibile. Infatti io volevo sottolineare questa magia, perché Francesco mi chiama un mese fa e mi dice: il video ti cerca, perché volevamo organizzare una serata insieme. È stato un attore culturale. Anzi, facciamo un applauso. Stavamo cercando una serata così, forse anche un po', sarebbe stata una serata carina, però diciamo meno personale, una roba un po' più altisonante, magari chiamando un attore di quelli comici che si esibiscono nelle varie trasmissioni. Quando poi mi è venuto in mente che avevo scritto io un libro, tra l'altro vi voglio precisare a voi ragazzi, un libro con dei disegni, si chiama tecnicamente Albo Illustrato, quindi c'è un po' di parte da leggere, un po' di parte da vedere. Perciò c'è appunto la presenza della disegnatrice Michela. E quando gliel'ho detto, il video è stato preso da un entusiasmo incredibile. Non è possibile, perché nella scuola, che è tra l'altro guidata dalla dirigente Deborah Bellardo, me l'avevo segnato, che ci raggiunge e che ringrazio, stanno facendo un progetto proprio, che è quello poi della maestra, che si chiama Angela Lavitola. Che era appunto dedicato alla musica, e quindi ha pensato che fosse addirittura così un'idea migliore coinvolgervi. E io non vedo l'ora di sentire la vostra esecuzione, proprio perché, come stavo dicendo nel video, noi citiamo il brano che voi andrete a rappresentare, che è il flauto magico, e lo facciamo in una maniera un po' particolare, perché vedrete che a un certo punto Mozart della vostra età, 8-9 anni, sente da un telefonino. E allora voi direte: è possibile mai che ai tempi di Mozart ci fosse? No, non c'è. Michele è straordinario, perché ha appena detto che ai tempi di Mozart c'era il telefonino, ma in realtà quello che stai dicendo non è così assurdo, perché in questo libro si viaggia nel tempo. Quindi lui a un certo punto, nonostante fosse più di 200 anni fa, sente il rumore del telefonino. Siccome non può rivelare che sta viaggiando nel tempo, Mozart chiede al protagonista Tancredi, che pure c'è la vostra, un flauto magico, e quindi si arriva a voi che lo eseguirete. Quindi tutti quanti questi ragazzi che vedo davanti a me suoneranno. E io sono commosso. Complimenti. Allora, quindi vado, quindi capite quali sono le due parti. Siamo intesi, quindi prima, anzi no, già avete capito che Giovanni è anche
un bravissimo, come dire, affabulatore, racconta. No, mi piacciono molto i bambini e lavoro spesso nelle scuole, quindi perciò ho una passione molto per queste tappe. Con l'età che noi abbiamo abbandonato, c'è una prima parte, quindi vengo un po' alla prima parte e presento anche altre persone che sono qui con noi, perché ognuna delle persone qua rappresenta dei mondi belli. Allora, partiamo intanto le presente e poi do la parola a saluto il comune di Sant'Arpino. Noi siamo qui nel Palazzo Ducale, che è del comune di Sant'Arpino, e molte iniziative, tra cui questa, si possono fare grazie alla vicinanza, al sostegno, all'organizzazione del comune di Sant'Arpino, del giovane assessore che presento subito, Giovanni. Io vorrei che tu facessi subito un saluto per salutare questa magnifica platea di stasera. Ti ringrazio, sarò molto veloce perché c'è un'armonia fantastica, no? Che si è creata in un pochissimo tempo e non mi va di distruggerla, no? Tra virgolette. Allora, a voi bambini vi do un'informazione importante, no? Questo evento che è offerto dal PIG, da Pulcinellamente, che sono tutti eventi di una qualità unica, si incastra perfettamente negli eventi del nostro Natale. Ha diversi eventi, sono una ventina di eventi. Quali possono un po' interessarvi di più? Noi già alcuni li abbiamo fatti, però il 25, il 26 saremo in piazza qui con Babbo Natale, i gonfiabili, i giocolieri e quant'altro. Quindi se vi può interessare venite, altrimenti andiamo a vedere un bello spettacolo al Teatro Pendini di opera. No? Per restare in tema e ce ne molto quanti insieme, lo si può anche pensare, lo si può anche organizzare in futuro. Giovanni diceva che il video è una grande risorsa, ed è vero, stamattina Facebook, attraverso i ricordi, no? I tuoi ricordi, mi ha ricordato che è un anno dal primo evento che abbiamo affrontato insieme. In un anno ho potuto apprezzare l'opera di volontariato che fa il video per questo comune. Quindi è un grazie che io ti rivolgo da cittadino di Sant'Arpino per quello che riesci a portare sul nostro territorio, e come dicevo prima, tutto di una qualità unica. E a questa qualità Sant'Arpino risponde con la qualità del suo istituto scolastico, no? Unico, invidiato dai comuni limitrofi, e tutto questo è possibile grazie al duro lavoro della preside e di tutto il corpo docenti, che ringrazio vivamente. Sono qui, no? Oggi è lunedì, sono le 18:30, insomma, e sono ancora qui affinché, insomma, voi ragazzi siate protagonisti. Io non vedo l'ora di ascoltarvi ed apprezzare il vostro talento, perché io so perfettamente, ho avuto modo di incontrarvi uno ad uno, anche se magari non mi ricordate, però vi ho visto più di una volta, e ognuno di voi ha un talento, ognuno di voi è unico. Credetelo sempre questo, affinché poi possiate dare un qualcosa di più a questo paese, magari che noi non siamo riusciti a dare. Buon proseguimento. Grazie Giovanni per le belle parole. Giovanni Lauto, Giovanni, sai la bellezza poi di questi appuntamenti? È che noi, la comunità, si risveglia e si ritrova, perché io vedo giù alla sala, no? Ognuno delle persone che vedi là in fondo rappresenta un mondo bellissimo, un'esperienza bellissima, un percorso che si vede l'anno dopo, che ha 40 anni di vita, hanno fatto tante iniziative con il presidente Aldo Pezzella. Vedo gli amici di Scusate il Ritardo che fanno cose straordinarie, stanno per aprire un caffè letterario, alcuni di loro. Fatemi sapere. Che è una cosa bellissima. Vedo il presidente dei combattenti e reduci, Michele Lampiterni. Vedo Paolo, vedo tanti amici. Questo ti incoraggia, ti fa bene, perché vedo Ludovico che viene da Succino, anche lui da anni impegnato nel sociale, in cultura. Insomma, vedo Enzo Barbuni, che lui, stasera in veste di folio, ma lui è l'espressione di una delle famiglie più belle di Sant'Arpino dal punto di vista della ricerca musicale, dell'approfondimento musicale. C'ha tre figli musicisti a grandi livelli.
è solo l'espressione di questa terra. Insomma, tutto questo per dire il bello poi di questi appuntamenti è ritrovarci, riflettere, convincerci della bellezza del percorso che facciamo insieme e andare avanti, perché lo dico e lo rinnovo questa sera: noi siamo un territorio che è a confine, è la periferia di Napoli e Caserta, siamo stritolati tra queste due periferie. Se non facessimo quello che facciamo, molte volte con coraggio, grazie ai genitori, grazie ai docenti, grazie a qualcuno di noi, cioè, sarebbe completamente una terra morta. Quindi sforziamoci, impegniamoci per dare un futuro a questi bambini che sono i miei figli, sono i vostri figli, sono i nostri figli. Regaliamo bellezza, stasera è una serata di bellezza. Allora, e a proposito di bellezza, un'altra espressione importante, grossa, qualità scientifica alta, è l'Istituto di Studi Atellani, che è un istituto quasi cinquantennale e che stasera è rappresentato dal dottor Franco Montanaro, che è il presidente dell'istituto, però stasera è anche in veste di un'altra funzione, è il direttore artistico di un progetto che si chiama Atella Vino. Questo nome già vuole dire tanto, no? Questo territorio è vino, vuole dire, e abbiamo fatto un progetto in comuni, 5 comuni, le associazioni, e questo insieme anche in questo. Perché progetto. Poi volevo capire una cosa, ma si è finalmente scoperto che, da giornalista volevo sapere, però insomma forse... Franco, anche su questo. Franco ci può... Franco Montanaro, un saluto a Franco. Due parole di ringraziamento soprattutto ai bambini e ai giovani. Fondamentale. Allora, il progetto si chiama Atella Viva e voi siete quindi l'opera in parte non è solo canto ma è anche rappresentazione scenica, cioè fare l'attore, l'attrice praticamente. Quindi voi non fate altro che mettere in atto quello che è il vostro gene della rappresentazione, quindi tutta quella che è la cultura dell'arte rappresenta questa Atella Viva. Perché? Perché il progetto è stato fortunatamente captato 2 anni fa dal coordinamento dello sviluppo locale, che fa capo a Cantiere Giovani di Fratta Maggiore, ma è riuscito a convogliare e mettere insieme moltissimi soggetti, sia delle associazioni culturali, sia operative, sia comuni. Questa situazione praticamente ha fatto sì che il sviluppo locale fosse capace praticamente di rendersi capace di realizzare questo progetto, e finalmente dopo 2 anni, perché non è iniziato l'anno scorso per ragioni di Covid, però quest'anno alla fine tra culturali, io detto culturali, anche da rappresentative artistiche, musicali di 5 paesi che sono vicini, i quali si vogliono, come dire, liberare da questa cappa troppo napoletana e troppo casertana. I 5 paesi che si sono messi insieme sono 5 città, diciamo, paesi. Sono Fratta Maggiore, Città Capofil, Sant'Arpino, Grumo, Casandrino e Fratta Minore. È un progetto sicuramente, come dire, sperimentale. Noi speriamo che l'anno prossimo sia possibile riproporre in modo ancora più interessante. E quindi chiaramente ci sono in questo momento una serie di avvenimenti, anche contemporaneamente. In questo momento si sta facendo sia a Casandrino che a Fratta Minore, si stanno facendo delle altre rappresentazioni per richiamare gente dall'esterno, cioè per non restare intruppati in un solo paese. Come avete capito, qua sta, io sono di Fratta Maggiore, non so, senti, napoletano, Lorenzo è finito e di Grumo, ragazzi di Succino, altre cose, queste altre personalità. Quindi noi vogliamo fare in modo che non ci sia praticamente un chiudersi in se stesso. E il progetto di stasera, l'evento di stasera rientra in questa situazione. Io e noi quindi siamo molto molto felici, vi invitiamo a guardare praticamente tutti gli eventi di Aterra e quindi di spostarvi nei vari paesi per vedere ciò che di bello si fa. Io ringrazio te,
E volevi sapere che cosa il... No, cioè questa storia, cioè alla fine a quale paese è stata attribuita la nascita minima? Come attinenza a questo territorio? No, ma a terra si mette praticamente a cavallo tra San Darpino, una parte praticamente di Pomigliano d'Arco, e questa è, perché poi non bisogna capire... No, Acerra è tutta un'altra cosa. Acerra già dove era una città, diciamo, di un'importanza superiore. Adella, devi pensare che poteva fare 2-3 mila abitanti allora, e faceva 15 mila abitanti con tutto il territorio autonomo. Quando dico territorio autonomo, si dice Marcianise, Frattamaggiore, Sant'Antimo e altre cose del genere. Ed era l'unica città che esisteva fra Napoli e Capua. No, è stato un centro importante, ma anche perché un centro così importante è stato distrutto poi nelle guerre fra i Longobardi e i Ducati di Napoli, quindi è stato distrutto. Da questa distruzione sono nati i vari paesi, e quindi adesso noi ricomponiamo la nostra cultura. Io ho finito. È arrivato l'altro pure, però c'è... Allora, grazie Franco, andiamo avanti, intanto abbiamo la preside, che poi magari introduce poi dopo quando interviamo con dopo la seconda parte. È arrivato Luca anche De Lorenzo, è arrivato lui l'altro, è l'attore, anzi, il cantante, il vero ideatore del libro. Bravi, facciamo una prova. Lui è un cantante libro, quindi ha bisogno di essere accolto. È bravissimo. Ma anche in questi giorni mi ha dato con Peppe Barri all'entrata di Pastore, c'è uno spettacolo del Natale. Allora, ci abbiamo a concludere noi, consentitemi ancora qualche ringraziamento ai tecnici, a Margherita di Event Art, che si occupa della fotografia, Pasquale Manocelli che delle riprese. Poi Giovanni, tu sei un giornalista, ma in sala abbiamo il decano di giornalisti. Allora, l'ultimo nostro intervento, e poi parlo loro. Qui sulla mia sinistra c'è ormai un sant'Alpinese adottato, insomma. Lorenzo frequenta con grande, intanto è stato benvenuto con il sindaco, un saluto anche al sindaco Ernesto Di Mattia. Allora, mi si è insegnato un altro appuntamento. Allora, se trovava una sedia, c'è qui Ernesto. Allora, stavo presentando un attimo Lorenzo Fiorito. Allora, Lorenzo Fiorito, giusto per chi non lo conoscesse, ma veramente sempre più, ormai sono un po' che non conoscerlo, un docente universitario che si occupa di tante cose interessanti, ma una cosa che lui svolge in modo straordinario è quella di essere un giornalista e per la questione un critico musicale. Il Manco a farlo apposta è uno di casa proprio del San Carlo, che sempre recensisce numerose opere importanti per giornali italiani e anche esteri, giornali inglesi, giornali internazionali, insomma. Ed è proprio in questo giornale, lo dico, vi do proprio una cosa di insomma, attuale tra le tante cose che serve Lorenzo, è il coordinatore di un gruppo importante che mette insieme molti festival all'insegna della scuola, il forum della scuola napoletana del Settecento, insomma, che raduna importanti festival. E da ultimo, giusto perché ieri sera abbiamo assistito a un'importante opera del Festival Durante, è il direttore del Festival Durante. Voi sapete, questa terra ha ospitato nomi importanti dell'opera, della musica, tra cui Francesco Durante, nativo di Frattamaggiore, abbiamo poi alla Versa Cimarosa, abbiamo gli Ormelli, insomma, e altri importanti. Lorenzo sta facendo un lavoro straordinario per promuovere questi territori, per promuovere questo patrimonio importante. Tra le altre cose, ultima annotazione, giusto lo trasferisco a loro, all'interno di Pulcinella Mente abbiamo uno spazio importante, i musicisti della Via Tellana, dove ospitiamo, abbiamo fatto già 4 appuntamenti, ospitiamo riflessioni importanti con musicologi di fama internazionale, anche con la presenza di interpreti importantissimi, abbiamo avuto la Schiavo, la ragazza Schiavo, abbiamo avuto Amato, insomma abbiamo avuto nomi importanti come nomi della critica importante. Insomma, tutto questo lo si diceva Lorenzo, e Lorenzo non poteva non essere presente qui con noi, e lo ringrazio con l'affetto che ci lega ormai da anni. Sì,
grazie a Pino, mi ha invitato, grazie agli autori, grazie all'amministrazione. Troppe cose ha messo sul fuoco il video, non saprei, voglio e devo parlare pochissimi minuti, perché è ovviamente che dobbiamo dare spazio agli autori e ai ragazzi. Ma una cosa mi premeva dire a proposito di Atella, che io da tempo dico che diciamo adesso la ripartizione, la divisione tra le due province, era tra Napoli e Caserta, che passa proprio qua, è una divisione artificiosa. La vera saggezza della Chiesa Cattolica era la nostra tradizione, era la diocesi di Aversa. Noi quella comunità ancora siamo. E io dico sempre ai nostri amministratori, a Comunevale, eccetera, noi siamo diventati con la città metropolitana la periferia della periferia di Scampia, se guardiamo verso Napoli, perché c'è il centripeta la città metropolitana. Mentre se dobbiamo girare, noi ci avviciniamo l'altro giorno, noi ci dobbiamo girare, noi come Comunevale e come tutto il territorio, ciò si chiama A Terra Viva, è benvenuto che si chiama A Terra Viva questo progetto, perché ricorda la nostra vera identità storico-culturale, che è quella appunto Atellana. Detto questo, io volevo fare dei complimenti agli autori per questa iniziativa del risveglio e ritorno all'opera, perché l'opera è un asset culturale straordinario per l'Italia. Nasce nel 600 in Italia, ha avuto i grandissimi autori in Italia tutto l'800, 700, l'800, la scuola napoletana, e Mozart, per rimanere in tema, è venuto a 14 anni a Napoli e praticamente ha avuto un'influenza straordinaria, come dice anche Riccardo Muti, sulla sua produzione, perché in quel periodo, in quel secolo, Napoli era la capitale dell'opera, e il Singspiel, di cui siete vivo stasera, qualche, quindi l'opera recitata, il canto recitato, come il flauto magico in tedesco, Mozart lo rifece pochi mesi prima che morisse, proprio per rilanciare questo genere tutto tedesco, e quindi fece un capolavoro, dei suoi tantissimi capolavori, ma proprio per contrastare la predominanza assoluta dell'opera italiana, l'opera napoletana in tutta Europa. Quindi c'è una linea che conduce a questo, ed è la linea che diciamo va, ripeto, dall'asset dell'opera italiana, famosa nel mondo, ancora misconosciuta a molti italiani, l'idea che questo asset culturale in questo momento, in quest'oggi, nel mondo si stanno facendo 15 opere, di queste 15 opere che stanno rappresentando nel mondo, le migliaia che sono state scritte in questo giorno, oggi, almeno 10 sono italiane. Dal 2000 al 2010 c'è un sito, si chiama Opera Pace, chiudo, Opera Pace, ci sono le opere più rappresentate al mondo, delle prime 5, l'unica, e negli ultimi anni vi salite, è proprio il Flauto Magico, e adesso le altre 4 sono tutte italiane. Quindi voglio dire, l'opera italiana è famosa e amata in tutto il mondo, e il Flauto Magico fu creata proprio per contrastare, per in qualche modo fermare l'avanzata e la predominanza dell'opera italiana. Quindi grazie ai maestri e ai docenti, grazie ai bambini, sentiremo questo bellissimo saggio stasera. Grazie. Allora, grazie Lorenzo, dopo poi interverrà il sindaco della presa, facessero Giovanni e Luca questa parte che sarà sicuramente speciale. Speriamo. Allora, ci mettiamo davanti, così stiamo un po' più vicino a voi. Luca, devi sapere che qua siamo capitati male, perché questo libro noi l'abbiamo scritto per i ragazzi che non conoscono l'opera. Ah, qualcuno l'ha visto? Sì! Visto? È praticamente un viaggio nel tempo. Ed è un film americano di metà anni 80, molto importante. Lui è impazzisce per questo film. Siccome fa il cantante, che è nato in queste zone, da Peperola, si chiama Ivan Dalia, che è un pianista non vedente, cieco. E noi facciamo tanti progetti, non solo al teatro, ma anche per le scuole, per avvicinare proprio i bambini, i ragazzi e tutti coloro che, voglio dire, non è che hanno... e riempire le esperienze sempre più vuote. Quindi abbiamo fatto questo progetto che si chiamava Ciascuno il tuo, il cui titolo l'ha dato proprio Giovanni, per avvicinare i bambini all'opera, raccontando tutti gli aneddoti carini e simpatici del,
dell'opera, dei compositori, per esempio, le prese con un tacchino, ma c'era lei che voleva fare una domanda, spiego. Come ti chiami? Mi chiamo Sofia e cioè, tipo, ci sono dei bambini che non le piace l'opera, infatti l'anno scorso sono andata a San Carlo a fare i bambini che non le piace l'opera, vabbè, si vedono una cosa molto bella perché è bella, io l'ho provata e la sto riprovando. Certo, cioè, un applauso, ma è la nostra scuola. Allora, tu non sai, questo è un posto veramente magico, ma siccome qua scorre appunto il sangue dei pulcini, cioè insomma l'arte, la musica, voi ce l'avete proprio dentro, avete capito che praticamente quello che ha appena raccontato Michele, dico bene, no Sofia, quello che ha appena raccontato Sofia, che era lui che è esattamente il contenuto della nostra storia, cioè c'è una scolaresca che si reca al San Carlo, un matinee di quelli che organizza la professoressa, la maestra La Vitola, Angela, e però tutti i bambini si scocciano di vedere l'opera, e quindi come comincia questo Barbiere di Siviglia, che è il nome dell'opera, se ne scappano tutti quanti dal teatro. E c'è praticamente il personaggio suo, che è proprio lui, Luca, lo vedete realizzato nel fumetto, che insieme a questo pianista, che non vede, si chiama Ivan, dicono vabbè, andiamocene. Però poi, in fondo alla sala, a San Carlo, vedono che è rimasto un solo bambino, che si chiama Tancredi, che poi è il nome di una famosissima opera di... No! Vabbè, no! Dimmi le mani, un altro! C! No, un altro compositore! Però è andato bene, adesso diciamo... Ma un altro! Rossini! E niente, quindi praticamente la bellezza del fatto che fosse rimasto un po' come la storia infinita, forse vi ricorderete, almeno un solo bambino su 100 che se ne erano scappati, crea una magia in grado di trasportare i tre personaggi, che sono appunto Luca, Ivan e il bimbo Tancredi, a spasso per il tempo, alla conoscenza dei vari personaggi. Il primo da cui finiscono è proprio questo Mangione Rossini, quello che aveva scritto il famoso Barbiere di Siviglia. C'è una canzone molto famosa del Barbiere, perché non c'è l'accendito che fai? Abramo Figaro, bravo bravissimo, Abramo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. Un applauso a lui, non lo sapeva che l'avrebbe colto così, però questa la conoscete, l'hai sentita. Tu l'hai sentita, lui l'ha sentita. Tu qualche volta, è molto famosa. Vabbè, la dovete sentire perché è veramente incredibile immaginare che a fine Settecento fosse fatta una cosa così veloce, quasi rock, quasi rap, no? Potrebbe essere un'antesignana della... E comunque in base a questa forza che loro all'inizio non capiscono bene da dove viene, ma non hanno capito ancora che l'amore anche dei giovani verso questa forma d'arte, che come ci diceva Lorenzo, è un'eccellenza italiana che dovremmo cercare di studiare come fate voi nelle scuole, riescono a spostarsi nella storia della musica e incontrano mano a mano, per esempio, Beethoven. Beethoven che tipo era? Beethoven era molto... Non fare più paura, mi fai paura con me. Era molto, molto, molto austero. Ma che non la legge tu? Austero non so. Era molto, era molto pesante. Ah, bravissimo. Austero, bravissimo, quindi le sanno le cose. No, le nomine per esempio, io a 8 anni se mi dicevano austero, cioè, e le raccontiamo proprio la parte finale di Mozart, perché Mozart è molto anziano, molto dimesso, così, non si era praticamente sordo e compone una delle sinfonie più belle che siano mai state composte, che è, tu la sai benissimo, qual è la sinfonia? La nona sinfonia. Come fa la nona sinfonia? Quella diventa difficile. Okay. Oppure Rondola turca, ma qua siamo proprio. Cioè, ragazzi, ma ti ho detto che qua è inutile. È un esperto sempre. Poi andiamo a conoscere Mozart, ma da bambino. No? Da bambino. Andiamo a conoscere Mozart a Salisburgo a 8 anni. Come adesso? 8 anni. E proprio inizia a giocare con Ivan, perché con Tancredi, no, con Ivan, ah, con Ivan. Con Ivan inizia a giocare, perché? Sì, loro giocano Tancredi e Mozart gioca, ma qual è Mozart? Quando era piccolino era un fenomeno, era divino, superlativo. Però perché utilizzo la parola fenomeno? Perché all'epoca Mozart, piccolino come voi, riusciva a fare delle cose incredibili,
E infatti. Sì, ma comunque tu sapeva suonare un componente, era diciamo, un genio assoluto. Ma che cosa faceva soprattutto? Il padre, Leopold si chiamava il padre, lo portava in giro per tutti i grandi, per tutte le grandi case reali, o quelle dei grandi teatri e così, e lui dava dimostrazioni di quanto fosse bravo. Un enfant prodigio. Un bambino piccolissimo, sono bravo, bravissimissimissimo. Come se tu sapessi portare la macchina di Formula 1 alla pedale, capito? Quella cosa che avevamo consigliato. Quindi che faceva? Spesso lui suonava bendato, no? Perché, il padre lo bendava e diceva guardate che sa fare mio figlio, no? Insomma, lui faceva un sacco di soldi il padre su Mozart, capite che faceva? Lui era bravissimo. Allora, suonava bendato. Quando Ivan incontra Mozart e si mette il clavicembalo, no? All'epoca stava il clavicembalo, non c'era ancora il pianoforte, poi verrà dopo. Ivan dice, vabbè, che stai facendo? Sto suonando. Si siede insieme a lui e fa, vabbè, e inizia a suonare Ivan. E fa Mozart, vabbè, facile così, perché non aveva capito che era cieco. Che l'altro, questo qui vedete, quello là più alto, è un pianista che non vede, però è bravissimo, è nato da queste parti, si chiama Ivan, è un vostro conterraneo. Dai, passatevelo un po', guardatevelo un po' così, mentre ne parlo. Prendete, prendete. E poi dove finiscono, Luca? Finiranno anche in mezzo alle piramidi d'Egitto. Esatto. Arrivano in Egitto perché praticamente la prima rappresentazione della Ida di Giuseppe... È Chiosa! Chiosa, no! È quello là che fa... Verdi, bravo! Bravo, siamo Michele è veramente una cintura nera di opera lirica. Complimenti ai genitori, maestri, insomma... In realtà non è vero che Verdi era in Egitto alla prima rappresentazione dell'Aida, non c'è mai andato. In Egitto. Dove è andato Verdi? Dove è andato? È andato a mangiare pure lui. No, non è andato. Non è andato. Però noi raccontiamo perché l'opera di Verdi, l'Aida, è stata utilizzata per inaugurare lo stretto, il canale di Suez. Questa è una cosa che forse voi studiando storia potreste conoscere. Comunque, insomma, loro vagano, a un certo punto però devono capire come tornare a casa. Perché dopo aver conosciuto tutti questi grandi geni, anche loro dovevano tornare nel 2022, ok? Che era la loro epoca. E quindi, hanno capito che più o meno il meccanismo è una canzone, un apprezzamento e riescono a spostarsi nel tempo. E dicono, per tornare nel 2022 ci vorrà un altro genere musicale, ci vorrà per esempio la trap. Perché loro giustamente si trovavano nell'Ottocento e si dice, ma noi vogliamo tornare a casa adesso. E quindi Luca inizia su una specie di carretto che portava la scenografia al teatro dell'Aida a fare un po' di trap. E però purtroppo si vede che la trap non funziona, e quindi loro non riescono a spostarsi nel tempo. Poi ci provano con altri generi di musica fin quando fanno una canzone che secondo me voi conoscete, che fa così. Siamo fuori di testa, e con quel vedete che la conoscete tutti, e quindi innescano il meccanismo dell'amore del pubblico verso la musica, ma purtroppo invece di tornare, forse sto raccontando troppo. Ma la cosa divertente è che tornano effettivamente a Napoli, tornano a San Carlo, quindi in pratica la canzone dei Maneskin ha funzionato, ma non si sono resi conto che hanno sbagliato epoca. E quindi lui, a un certo punto, c'è la scena della funicolare, dai. Siamo praticamente all'inizio 1800, ma lui crede che stiamo nel 2022. Quindi io, Ivan e Tancredi torniamo a San Carlo, vediamo tutti quanti belli, preparati, sistemati. C'era la rappresentazione di Lucia di Lammermoor durante la scena della pazzia, però adesso poi ve lo leggete nel caso e lo capite. E quindi ci troviamo a San Carlo, quindi noi siamo tornati a casa, siamo felici di essere tornati a casa e pensiamo, innanzitutto non vediamo più la galleria Principe Umberto, cioè, com'è possibile? Che sta proprio di fronte a San Carlo. Poi Ivan domanda, per la funicolare, è ancora aperta la funicolare, sapete cos'è la funicolare, no? Quel trenino che poi porta da Napoli, c'è una cosa tipica di Napoli, solo che lui, eri tu, era il tuo personaggio, non sa
che sta nell'epoca in cui non era stata ancora costruita. Quindi io faccio il vecchio della funicolare, dice: "Fate, ma è aperto. Buonasera, salve. È aperta la funicolare per salire al vomero?" "E che cos'è la funicolare?" "Come che cos'è la funicolare? È il trenino che porta al vomero." "Quale trenino? Ma di che sta parlando?" Allora lì. E allora lui pensa che io non sia di Napoli. Esattamente. Quindi lei non è di Napoli. "No, come? Io abito proprio a Via Toledo." E allora, com'è possibile che lei non sapeva questa cosa? Perché la funicolare è stata costruita dopo. E infatti c'è quella famosa canzone Yamma, yamma, yamma. Quella là è così. Funicoli, funicolà. Fu fatta per l'inaugurazione della funicolare del Vesuvio, in realtà. Vabbè, la conoscete tutti quanti, ma io non so cantare. Cantate voi o lui, che siete bravi. Comunque, poi alla fine, in una maniera che non vi diciamo, perché non bisogna sgamare il finale. E non tanto perché pensiamo di darlo a voi questo film, ma perché penso che se qualcuno gli viene in mente, vuole sapere, insomma, si vuole conservare il fascino della scoperta, riescono finalmente a ritornare nella loro epoca. E il succo qual è? Tu che sei bravo con i succhi di frutta. Molto bravo, esce pazzo di succhi di frutta. Che succede? Che Tancredi, dove sta? Tancredi, durante tutti i viaggi del tempo, che faceva? Vedeva Mozart che suonava con Ivan, faceva i video e li metteva su Instagram. Andava con Beethoven, video TikTok, video Facebook, così. Che succede? Che tutti i loro amici vedevano queste, conoscevano questi personaggi attraverso queste storie di Instagram, Facebook e tutti i social che conosciamo. E quindi sono diventati pazzi e sono ritornati a teatro. E quindi il titolo: Ritorno all'opera. E poi nel tuo maestro lo fanno tu. Infatti, poi pure. Esattamente, cioè nel senso, questo lo diciamo pure a quelli più grandi, no? Non vogliamo demonizzare i nuovi mezzi di comunicazione, anche perché faranno parte sicuramente del futuro di tutti i ragazzi che abbiamo qua davanti, però dobbiamo ricordare che appunto sono dei mezzi e non degli obiettivi, potrebbero essere utili anche alla scoperta di musiche, per esempio da YouTube, o informazioni sui grandi autori, che consentano la frequentazione dei teatri, come voi già fate, e diciamo il ritorno all'amore per questa grande tradizione italiana che poi è, diciamo, la vita di quelli come Luca, che di questo vivono. Quindi pure per non farlo, per non farmi disoccupato, per farmi tornate all'opera, poverino, cioè che sennò che lavoro fa, insomma, se scriveremo. Ma esatto. No, vabbè, so. Ma neanche più fuori le chiese, bisogna andare in altre parti. Fuori ai teatri, no, perché non ci sta gente che va a teatro, quindi che... Insomma, questa è la storia. Vi piace un po'? Sì! Ah, lasciamo proprio qualche no. Perché sono interessato. Chi ha detto no? Cioè, dai, spiegaci perché no, stai spartendo. A me sembra che aveva così, ma io mi dici. Infatti sto male. Vabbè, come ti chiami tu? Giulia. Grande nome. Allora. Grazie, ci stanno ancora le cose da dire, commenti da parte di noi, ci siamo dati un po' alla favola, non so se... Del video. Intanto voglio dire una cosa molto semplice, intanto acquistate dopo il libro, che è un bel regalo anche per il Natale, insomma, perché tutto quello che è stato detto in maniera veloce, purtroppo, perché non abbiamo troppo tempo, è scritto, è raffigurato, è illustrato in questo bellissimo testo che trovate, quindi acquistate. Allora, io non vorrei rubare troppo tempo ai nostri ospiti, intanto un applauso a Giovanni e Luca. Allora, veramente due ospiti straordinari, tra l'altro sia Giovanni e Luca, dico che il nostro percorso, vabbè, con Giovanni già collaboriamo da tempo, ma aggiungiamo anche Luca, il nostro percorso non si interrompa ovviamente in questa serata, sperando che sia stata gradita, ma proseguirà. Allora, nel frattempo che i ragazzi si preparano per l'esibizione, io inviterei la nostra carissima preside Maria Deborah Belato, insomma, che è straordinaria, perché devo dirlo, quando le ho prospettato questa cosa, nonostante le difficoltà della scuola, degli impegni di queste giornate, ha detto sì, e con 3.000 difficoltà tutto è superato alla grande, le abbiamo superate. Quindi ragazzi, abbiamo una preside che è una combattente, insomma, straordinaria. Preside, a te innanzitutto un saluto, perché da qui a un minuto vedremo i tuoi ragazzi curati da queste straordinarie docenti esibirsi, e poi il sindaco che saluta i ragazzi, e poi ci portiamo dall'altra parte. Buonasera a tutti.
buonasera ai nostri graditi ospiti e benvenuti nella nostra comunità civile e scolastica, soprattutto che qui rappresento. La nostra scuola è una scuola molto grande, sono 2000 alunni circa, quindi non è una scolettina di poco conto. E in questa scuola facciamo tantissime attività, tantissimi pont, tantissimi progetti, e la cosa bella è che i docenti e soprattutto quelle famiglie accolgono ben lietamente tutte le opportunità che diamo ai nostri alunni. Tra queste non può mancare mai un'attività musicale, perché la nostra scuola ha l'indirizzo musicale, dove studiano proprio gli strumenti che abbiamo, violino, flauto, pianoforte e chitarra, poi alla scuola secondaria del primo grado. E questo è un bel vanto per la nostra comunità. Poi ci sono delle passioni nate nelle nostre docenti, come nella docente Lavito, la paroxista Melfi, che l'aiuta volentieri proprio per l'opera lirica. E abbiamo partecipato per tanti anni all'iniziativa del Teatro San Carlo Europa in Canto. Poi ci siamo un po' interrotti per il Covid, ma è una bella opportunità che viene sempre accolta dalle famiglie, dai bambini, dai docenti, e si appassionano all'opera lirica. Quindi quando il Piglio ha proposto questa iniziativa, lietamente non potevamo fare altro che accoglierla. Grazie. Grazie a te. Grazie. Dopo chiaramente voglio di nuovo la presa insieme alla professoressa Lavita, ma è il momento dei ragazzi, e è bello che sia il sindaco, lo sapete chi è il sindaco? Il primo cittadino della nostra comunità, no? Sapete? L'altrove come si chiama? In inglese Lorenzo il sindaco? Meo. Allora, che qui il sindaco ora vi saluta, e da qui a un minuto poi andate in scena, siete voi protagonisti, noi ci sentiamo dall'altra parte, faremo applausi. Mi raccomando, siate bravissimi, ok? Però ora silenzio totale, parla il sindaco, primo cittadino, insomma, mi raccomando, eh? Mi verrebbe la voglia di essere a quest'ora di sera, essere preso in giro, è una cosa piacevolissima, insomma. Voglio dire, non abbiate paura, non vi rubo molto tempo, né tantomeno faccio paura. Lui diceva il primo cittadino, non esistono primi cittadini, esistono rappresentanti della città, e io mi sento uno di voi, bambini, e credo che l'iniziativa di stasera, devo essere sincero, è un'iniziativa che ha dato senso alla mia giornata, piena di problemi, alcuni risolti, alcuni accennati, alcuni non risolti, ma con la presenza di bambini, soprattutto perché si parla di opera, io non sono un grande amatore dell'opera, però ricordo ancora la mia andata al teatro quando ero bambino per un'opera di Bizet, famosissima, e quella mi è rimasta impressa per tutta la vita, perché è bello andare al teatro, soprattutto a San Carlo, vedere un'opera, vi dà il senso della bellezza, anche perché l'Italia, tra i tanti, anzi tra i pochi pregi che ha avuto, è stata la patria del bel canto, si diceva, no? Quindi voglio dire, è stata la patria che ha visto la già a distanza di decenni, di centinaia di anni. Voglio dire, è una cosa importantissima. Io sono felice, non posso che ringraziare, dico ancora una volta, la preside, ma soprattutto il corpo, anche il corpo insegnante, distante, o riuscirete nei prossimi anni a coltivare questo senso della bellezza e soprattutto anche dell'opera lirica, potete amare un altro aspetto del mondo che sarà come bene. E stasera loro ci hanno presentato un mondo che a noi adulti sembra pesante, noioso, difficile, in una maniera molto semplice, ma soprattutto immediato. E guardate, è proprio questo, è qualcosa di aspetto che può essere la poesia, può essere il teatro, la musica, l'arte, è quello che volete. E io non posso che ringraziare, ho avuto il piacere stasera di incontrarvi. Mi auguro che questo libro possa circolare nella nostra scuola, perché possa con il fuoco, cioè nuove aspirazioni, nuove aspiranti attori, musicisti e così via. Io me lo auguro, e il mio augurio per Natale è proprio questo,
in ognuno di voi possa crescere nei prossimi anni, soprattutto ai bambini, lo dico, questo grande canale di conoscere. Seconda parte della serata. Della regina della notte che uccidono il terribile mostro. Vorrebbero rimanere a vegliare bel principe ancora svenuto per lo spavento, ma devono andare a informare dell'accaduto la regina Stricammante, la regina della notte. Nel frattempo uno strano personaggio fa il suo ingresso, è il papageno, l'uccellatore. Thank you.
bambino si sveglia, crede sia stato quel buffo individuo completamente ricoperto di piume ad aver ucciso il serpente. Ma ecco che riappaiono le tre dame, che non solo rivelano la verità al principe e chiudono la bocca di Papageno con un lucchetto, ma svelano anche al giovane che la figlia di Astricammante, la bella Panina, è prigioniera di un grande e temuto mago di nome Sarastro. Tamino, innamoratosi della giovane solo alla vista del suo ritratto, decide di andare a liberarla. Astricammante promette al principe che se riuscirà a salvarla, Panina diverrà la sua sposa. Le tre dame, per aiutarlo nell'impresa, gli donano un magico claudo d'oro, che ha il potere di ammanzire persino le bestie più feroci. Ma in questa impresa il principe non sarà solo. Papageno, liberato dal suo lucchetto, lo dovrà accompagnare. Le tre dame donano anche a lui uno strumento magico e un cariglione che fa danzare chiunque l'ascolti. Infine, le tre dame liberano Tamino e Papageno, che tre saggi fanciulli li accompagneranno durante il loro viaggio per mostrare loro la strada per raggiungere il regno di Sarastro. Del sovrano, che riesce a spaventare e far fuggire da solo con la sua figura. L'uccellatore trova così Panina e insieme cercano di scappare dal palazzo. Intanto Panina sta proseguendo il suo cammino quando incontra i tre fanciulli di cui avevano parlato di tre dame, che gli raccomandano costanza, tolleranza e sfidenza. Thank you.
Con l'aiuto di tre fanciulli, Panino arriva alle porte di un tempio. Chiede di poter entrare, ma la voce gli risponde: Erode di vendetta, Panina. E presa dallo sconforto di non riuscire a trovarla, suona il suo flauto. La musica è talmente bella che ammazzisce anche le bestie più feroci. Intanto, Papageno e Panina tentano di fuggire dal palazzo, ma vengono catturati da Monostatos. E appena sentono quel magnifico suono, i terribili mori cominciano a danzare, permettendo ai due di fuggire. Quando si sente un coro da lontano. E Sarastro sta arrivando. Rivolge poi a superare tre terribili prove: la prova del silenzio, la prova del fuoco e la prova dell'acqua. Lo accompagnerà nell'impresa il fedele Papageno, che in cambio potrà ottenere ciò che più desidera: una bella papagena tutta per sé. La prima prova, quella di desiderare di non essere più amata e desidera la morte. Ma il principe e Papageno coraggiosamente resistono ad ogni tentazione, sperando brillantemente la prova. Panina, rimasta sola, intanto spiata dal crudele Monostatos, che lo osserva con
innamorata. Cosa fare? Tamina non lo ama più. E sua madre? Fortunatamente le vengono incontro i tre fanciulli, che le rivelano la verità. Tamina la ama, ma stava affrontando le prove e per questo non poteva risponderle. Consolata, la ragazza decide di affrontare insieme all'amato le prove che gli rimangono. Grazie all'aiuto del flauto magico, i due innamorati attraversano e affrontano il fuoco e l'acqua ed escono vittoriosi. Intanto Papageno si è perso e va da tutto solo spaventato alla scelta di una papagena tutta per sé. Papagena riappare. Di avvicinarsi al tempio per uccidere Salastro e i suoi sacerdoti. Vengono però inghiottiti da un terribile terremoto. Subito tutta la scena è avvolta dalla luce del sole.
Sarastro e i sacerdoti celebrano la vittoria della luce sulle tenebre, mentre Tamino e Pamino vengono accolti nel regno della bellezza e della saggezza, accanto a Papageno e Papagena, felici del loro amore. E visse tutti felici e contenti. Pulcinellamente 2023. Quello che però voglio dire con la preside
ci siamo messi a lavorare per regalarmi questa serata che veramente ha risposto a quelle che erano le attese, le aspettative, è stata veramente bella. Però io consegno simbolicamente alla docente Angela Lavigolo questa targa, perché oltre per la abnegazione, per la passione, per l'amore che ci mette in questo percorso, perché questi giorni lei si è superata, ha avuto difficoltà di ogni genere, non ultimo di salute, ma per saltare, e invece lei un giorno dopo, parliamo di 4-5 giorni fa, tornata dall'ospedale, la prima cosa che ha fatto, io e la presa monitoravamo tutto, la prima cosa che ha fatto è chiamato, mi ha contattato, domani andiamo a fare il sopralluogo, insomma lo si fa perché si è impiegati oppure perché si è professionisti in senso alto, questo è amore, missione, insomma. Quindi io voglio consegnare alla professoressa Lavigolo, Giovanni, nel senso che frusta ma fa bene ognuno, perché richiama ognuno al proprio dovere, per cui un corso che sta al P90, io ho contatti con il direttore della Ettore Acere, il direttore generale della scuola, il professore Palmieri, tutti quanti dicono voi Sant'Arpino siete un'isola felice per la preside Belardo, che, insomma non lo dico perché è la verità, insomma. Giovanni, tu che sei un cronista straordinario, non è cosa da poco. Per cui un applauso alla preside. Allora, ora a Giovanni Chiaverdi consegniamo la targa di Pulcinella Mente 2022 con l'emblema. Il logo 2022, la stessa cosa facciamo con Luca De Lorenzo. E allora concludo con altre due consegne, perché questo è stato un anno bello per Pulcinella Mente, è stato l'anno della ripresa, non abbiamo avuto tutti i momenti di Pulcinella Mente, però abbiamo avuto in due mesi, abbiamo avuto più di 20 eventi qui a Sant'Arpino tra maggio, giugno e luglio, insomma ognuno di qualità, e in quegli appuntamenti invitavo, chiamavo, disturbavo gli amici amministratori affinché ci facessero trovare le location il più possibile curate e quant'altro, e per tante altre ragioni chiamavo gli amministratori, non avevo mai dato la carta volutamente perché il percorso non si concludeva l'estate, peraltro non si conclude stasera, io non sono in grado stasera di annunciare la data, ma avremo un altro nostro amico giornalista di spessore, Giovanni lo conosce, che è Giampaolo Porretta, una grande firma del Mattino, che farà un grosso evento nei prossimi giorni qua, quindi neanche si conclude stasera, però approfittiamo anche per il Natale di dare il nostro dono agli amministratori, quindi anche a loro consegniamo la targa, a Giovanni Mais, il giovanissimo ma prodigioso assessore che si fa tanto casare, e al sindaco Ernesto Di Mattia, con una grande riconoscenza e gratitudine consegniamo. Allora, prima di dare la parola al sindaco per le conclusioni, bambini, veramente siete stati straordinari, un altro pochino di pazienza, hanno resistito, hanno sopportato le mie chiacchiere, però un'ultima cosa che è doverosa, ci fermiamo in uffici di ogni genere. Giovanni, un'ultima cosa e poi do la parola a Silvia. Con questa scuola, con questi genitori, abbiamo fatto un evento il primo giugno straordinario a Procida con 250, con una trasferta di 250 persone, molti dei quali erano alunni, genitori, abbiamo fatto anche lì una straordinaria performance musicale del corso musicale della scuola, e anche lì Sant'Arpino si è distinto e si è fatto onore. Quindi grazie ai genitori per questa pazienza, auguri di buon Natale e per questo concorso grazie al sindaco per concludere questa bella serata.
io non è che devo concludere, voglio solo ringraziare il video e quindi tutto lo staff di Pulci nella Mente che ha organizzato questa bellissima serata. Faccio i miei auguri a lui, alla famiglia, alla preside, agli amici che sono intervenuti stasera e a tutti quanti voi. Spero che l'anno prossimo possa essere ancora più ricco di quest'anno e ci possa portare molti doni e soprattutto a voi bambini molte belle notizie. Grazie e buon Natale e buon anno. Comprate il libro, mi raccomando, non deludiamo gli autori. Lorenzo.